che ogni storia poteva essere fantasiosa o di timbro un po' più storico. La mia si basava sui personaggi sempre di Caterina Sforza, però che erano rappresentati da delle cave di laboratorio a cui venivano fatti gli esperimenti. E storia di una cavia è quello che poi è venuto fuori. Purtroppo qui si vede un attimino un po' più scuro, ma qui poi è stato ristampato in Opipolla, che è un gruppo di ragazzi che ha frequentato l'Accademia di Fumetto a Bologna, con cui ho avuto modo di collaborare per un paio d'anni, qui si vede meglio, ed è stato pubblicato a puntate negli ultimi numeri di Opipolla. Poi basta, la storia di Hansel e Gretel inizialmente era nata su le pagine della fanzine Nove Mani. La fanzine è una pubblicazione fatta da degli appassionati, che può essere o di fumetto, di musica o di qualsiasi altro genere, e non ha nessun scopo di lucro, ma porta avanti comunque il voler realizzare qualcosa per la propria passione e poterla farla conoscere a persone al di fuori. Invece un'autoproduzione come potrebbe essere Opipolla è un modo per cercare di crearsi un primo pubblico e comunque ricavarsi un guadagno. E poi quest'anno, andando a una fiera del fumetto a Milano, ho avuto modo di parlare con quelli della Teti Editori, che sono la casa editrice che mi ha pubblicato Hansel e Gretel, e grazie a loro ho avuto questa occasione. Poi successivamente, in futuro, sempre con loro si sta cercando di realizzare un'altra storia che pubblicheremo su un albetto un po' più sottile, che riprenderà alcune storie sulla mitologia greca, che anche lì saranno rivisitate e illustrate in modo personalizzato. È ancora che ci stiamo lavorando. Quanto riguarda il tuo progetto Luca, invece? Lucca, sto realizzando una storia, quella è un po' più in ambito autobiografico personale, con cui ci sto lavorando un attimo su, e lo sto elaborando già da parecchio tempo, anche quello pubblicato sempre 3 pagine su Nove Mani, e pian piano cerco di portarla avanti. E spero che ne venga fuori un buon lavoro. Poi ovviamente se non sarà selezionato per la pubblicazione di Luca Comics, lo vedremo in futuro sempre sulla fanzine Qualcosa di più leggero per stare un po' fuori dal fumetto, Trucca Bimbi. Come ti è venuto in mente di... Trucca Bimbi è venuto fuori, come alcuni di voi sanno, grazie a un'iniziativa proposto da un gruppo di artisti di Forlì per riattivare un po' la zona di Via Giorgio Regnoli. E durante mercoledì di luglio, insieme a Lucia, ragazza del abbiamo collaborato per questa iniziativa, e durante le serate del mercoledì truccavamo le persone, non solo i bambini, come alcuni vogliono fare. E va.